dopo il grande successo che abbiamo avuto del primo corso, si sta portando avanti adesso la seconda edizione del corso di specializzazione per responsabili dei centri di assistenza agricola e degli operatori dei centri di assistenza agricola. Noi abbiamo avuto questa idea di iniziare a metterci a disposizione del mondo delle professioni agricole per proporre un modello di formazione e di aggiornamento che riguardava il nostro operato, il nostro lavoro, il lavoro dei centri di assistenza agricola e abbiamo pensato che questa cosa, anche su sollecitazioni da parte dell'esterno, potesse essere utile non esclusivamente ai nostri responsabili, ai nostri operatori, ma anche a colleghi che oggi non fanno parte della nostra struttura. Per cui lo abbiamo proposto e effettivamente la cosa è stata gradita e abbiamo avuto una ottima risposta da parte dei partecipanti, insomma, e ovviamente per motivi di spazio abbiamo dovuto iniziare una seconda edizione che adesso poi proseguirà anche nei prossimi mesi e proporremo sicuramente altre edizioni di questo tipo di attività. La composizione dei partecipanti a questo corso e anche le realtà territoriali che si rappresentano sono diffuse. Noi abbiamo una presenza storica su oltre 15 regioni italiane, dal nord al centro al sud, e ognuna di queste regioni, di questi territori, ha una sua caratteristica, ha delle caratteristiche che sono proprie. Quindi partiamo dalle realtà del nord con grandi aziende che sono seguite dai nostri tecnici e che saranno seguite dai tecnici del futuro che partecipano anche a questo corso con le competenze e le conoscenze necessarie per quel territorio, ma sicuramente la stessa cosa vale per le aziende di diverso tipo del centro o del sud Italia o delle isole che hanno una realtà certamente diversa da quelle del nord, ma che altrettanto hanno bisogno e hanno necessità di rapportarsi con i consulenti, con i tecnici che possono assisterle nella gestione migliore delle loro aziende. Il contenuto delle attività formative che abbiamo proposto ai colleghi, sia già con una certa esperienza, sia di una provenienza praticamente formativa recente, sia dell'università che degli istituti tecnici, hanno potuto con il primo corso e stanno in questa seconda edizione apprendendo quali sono le basi normative e le basi anche tecniche e pratiche per poter operare nel rapporto con gli agricoltori che si rivolgono a loro, se sono già operatori o responsabili dei centri di agricoltura, oppure si rivolgeranno loro quando lo saranno all'interno della nostra struttura o anche in altri centri di assistenza agricola, sicuramente avranno le basi tecniche necessarie per poter affrontare gli argomenti che, come si sa, sono in continua evoluzione. Siamo passati dalla gestione di fascicoli alfanumerici al fascicolo grafico in pochi anni. È ovvio che quello che oggi noi trasferiamo a queste persone è lo stato attuale. Poi quello che succederà lo vedremo nei prossimi anni, ma credo che i contenuti e anche le risposte che abbiamo avuto da chi ha già completato il corso e da chi in questi giorni lo sta seguendo sono positive e anche di soddisfazione per quanto stiamo erogando.